La sanità parla con te. Appuntamento con i professionisti dell'azienda USL di Ferrara. Ben ritrovati all'ascolto della Sanità Parla con te, il programma di Radio Dolce Vita realizzato in collaborazione con la nostra azienda sanitaria locale. Il programma che tutti i lunedì alle 12.10 e in replica il giovedì alle 19.10 incontra i professionisti della nostra azienda sanitaria locale. Oggi è con noi il dottor Marcello Monesi, che è un endocrinologo ed è il responsabile dell'unità operativa complessa della diabetologia della nostra azienda sanitaria. Buongiorno dottor Monesi, grazie per essere con noi oggi. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Parliamo di diabete. Il diabete è una malattia molto diffusa e lo è in particolare anche nella nostra provincia. Sì, non a caso quando si parla di diabete si parla di pandemia diabetica. Pandemia è un termine che abbiamo cominciato a conoscere tristemente nell'arco degli ultimi 2 anni, ma da ben prima si parlava di diabete come una vera e propria patologia che si estende a tutta la popolazione, da qui il termine di pandemia. Si calcola che in Italia ci siano 3 milioni e mezzo di persone affette da diabete e ancora più grave 1 milione di persone affette senza sapere di esserlo. Nella nostra provincia abbiamo all'incirca poco meno di 30.000 persone diagnosticate con diabete e 15.000 di queste sono attivamente seguite presso i nostri ambulatori. Ci sono dei sintomi che possono far pensare di avere contratto questa malattia? Ce ne sono, ma non sono troppi. Noi ci riferiamo spesso al diabete come una malattia subdola, perché anche in presenza di elevatissimi livelli di zuccheri nel sangue, noi chiamiamo glicemia, in realtà sono pochi i sintomi che ci possono far accorgere della presenza del diabete. È chiaro che quando il diabete è andato avanti e si è manifestato in tutta la sua gravità, possono comparire dei campanelli d'allarme, avere tanta sete, fare la pipì molto spesso, il calo di peso, la vista annebbiata, possono essere delle situazioni che ci mettono in allerta e ci devono far pensare a ricorrere a un colloquio con il nostro medico di medicina generale per fare il punto sulla situazione. Ma prima ancora dei sintomi, io punterei l'attenzione su quelli che sono i cosiddetti fattori di rischio, cioè se abbiamo un familiare che è o era affetto da diabete, se siamo in sovrappeso, se facciamo una vita sedentaria, soprattutto se abbiamo superato i 50 anni, se prendiamo terapie per la pressione alta o per il colesterolo, ecco, si impone, direi, un controllo che deve essere fatto con degli esami del sangue. Quindi è molto importante rapportarsi con il medico di medicina generale. Attraverso un semplice esame del sangue ci può dire chiaramente come stanno le cose e come è messo il nostro metabolismo glucidico. Ecco, una volta che il paziente, l'ammalato di diabete, viene individuato dal servizio sanitario, ecco, qual è il percorso che segue? La diagnosi, come dicevo, deve essere posta dal medico di medicina generale sulla base degli esami del sangue. Ci sono dei criteri molto precisi che il medico conosce e una volta stabilita la diagnosi, il percorso nella nostra provincia prevede che il soggetto sia immediatamente inviato a una delle strutture diabetologiche. Noi operiamo a Ferrara, ma siamo presenti su tutto il territorio. Ci sono ambulatori diabetologici ad Argenta, Porto Maggiore, Cento, Bondeno, Copparo, Comacchio e Codigoro. Quindi, come dire, siamo presenti ovunque. Quindi il soggetto con diabete di nuova diagnosi viene accolto all'interno della struttura diabetologica. Viene visto ovviamente dal team diabetologico, perché noi lavoriamo in squadra con infermieri, dietiste, oltre che i medici ovviamente, e quindi il paziente viene inquadrato, viene aperta una cartella clinica, viene impostato un percorso di cura che prevede non solo dove è necessario la somministrazione di farmaci, ma anche le modifiche più opportune dello stile di vita, quindi la dieta e un po' di educazione sull'attività fisica, su tutto quello che serve per combattere il diabete. Dopodiché, se il soggetto raggiunge gli obiettivi terapeutici, può essere tranquillamente riaffidato al medico di medicina generale. Ricordiamoci che il diabete è una malattia cronica, quindi è destinata a rimanere, quindi dobbiamo abituarci, se abbiamo contratto il diabete, a convivere con il diabete, quindi a fare periodicamente gli esami che sono necessari. Solo i pazienti che hanno la necessità di un tipo di terapia più complesso o che non raggiungono gli obiettivi metabolici restano in carica al centro diabetologico e quindi vengono attivamente seguiti presso i nostri centri. Vengono somministrati dei farmaci ai malati di diabete? Sì, abbiamo
tutta una serie di possibilità terapeutiche che negli ultimi anni si sono notevolmente ampliate con dei farmaci molto interessanti, non solo per il controllo della glicemia, ma con dei valori aggiunti molto importanti di protezione per il cuore, per i reni, che sono dei bersagli prediletti della malattia diabetica. Per cui il diabetologo spesso noi lo paragoniamo a un sarto, deve ritagliare su ogni paziente una terapia personalizzata. È chiaro che la terapia ha dei punti fissi che non possono essere elusi, però l'abilità del diabetologo è proprio quella di trovare a ogni paziente il tipo di terapia che è più adatta. Quando si parla di diabete lo si associa immediatamente con lo zucchero, perché? Beh, perché il diabete è una patologia del metabolismo degli zuccheri, è caratterizzata da un eccesso di zuccheri nel sangue. Lo zucchero è un costituente fondamentale delle nostre cellule, è la benzina che fa funzionare le nostre cellule, quindi senza zuccheri noi semplicemente non potremmo restare in vita. Però, come in molti altri casi, l'eccesso provoca danni. Quindi se per colpa del diabete, di tutte le alterazioni fisiopatologiche complesse che portano al diabete, abbiamo troppo zucchero nel sangue, questo eccesso di zuccheri può danneggiare la parete delle nostre arterie e quindi a caduta danneggiare molti dei nostri organi, dicevamo prima il cuore, i reni, ma anche gli occhi, i piedi, i denti, e potrei andare avanti a lungo. Praticamente non c'è distretto del nostro organismo che non possa essere colpito dall'eccesso di zuccheri. Il nostro compito è quello di mettere al sicuro nei pazienti diabetici i livelli di glicemia, quindi tenerli bassi, sotto controllo, e ovviamente controllare anche gli altri parametri di rischio cardiovascolare in maniera tale che il diabete non vada a esercitare nel tempo quei danni così temibili che può dare nel caso di un mancato controllo della glicemia. Abbiamo detto, dottor Monesi, che il servizio sanitario provinciale segue 15.000 ammalati di diabete. In che modo vengono monitorati, testati dal servizio? Diciamo che normalmente sono pazienti che afferiscono alle visite ambulatoriali. Il paziente medio, diciamo così, fa una visita ogni 6 mesi, quindi 2 volte all'anno viene accolto presso le nostre strutture. È chiaro che in caso di particolare bisogno le visite possono essere anche intensificate, mentre, come dicevo, i pazienti che hanno una più bassa intensità di cura possono essere tranquillamente affidati al medico di medicina generale. Esiste un protocollo condiviso che si chiama gestione integrata e che funziona, a mio avviso, anche egregiamente, attraverso il quale, come dire, insieme ai nostri alleati che sono i medici di medicina generale, noi riusciamo a gestire questa massa di pazienti che rappresenta la cronicità del diabete. Di fianco a queste, diciamo, metodiche tradizionali, stiamo mettendo in campo anche modalità alternative di contatto con i nostri pazienti. La pandemia ci ha in qualche modo costretti a trovare altri modi per entrare in contatto con i diabetici e quindi abbiamo organizzato delle visite telefoniche nei lunghi mesi del lockdown in cui non si poteva di fatto uscire di casa. Devo dire che in realtà noi eravamo già preparati a questo, perché in tempi non sospetti, prima dell'esplosione della pandemia del Covid, avevamo già messo in campo dei protocolli di follow-up delle pazienti gravide a distanza per evitare loro dei viaggi presso i nostri ambulatori, quindi eravamo già attrezzati per fare quella che si chiama telemedicina, cioè il controllo dei pazienti a distanza. Però in questi ultimi tempi, con ovviamente l'aiuto del supporto della USL, quindi gli informatici, i tecnici, lo staff della direzione, oltre che i medici, gli infermieri e le dietiste, abbiamo sviluppato una modalità alternativa di follow-up, che è la videovisita. In pratica il diabetologo può fissare un appuntamento per un paziente e il paziente non si deve recare alla visita fisicamente, ma può comodamente starsene a casa e ricevere il contatto del diabetologo su uno schermo.
Quindi si tratta non più di una visita telefonica come veniva fatta ai tempi del Covid, ma di un contatto visivo, di una videovisita in cui il medico e il paziente, condividendo lo schermo, possono non solo vedersi in faccia, che certamente è qualcosa che migliora la comunicazione, ma possono anche condividere i dati clinici su uno schermo condiviso. Ad esempio abbiamo numerosi pazienti affetti da diabete di tipo 1, che è il diabete giovanile, e che portano dei dispositivi tecnologicamente avanzati come dei microinfusori, che sono delle pompe che erogano insulina, o dei sensori che rilevano in continuo i valori di glucosio. I dati ottenuti da questi dispositivi tecnologicamente avanzati vengono trasmessi su dei portali che noi possiamo controllare e consultare in tempo reale. Quindi quando attiviamo la videovisita con questi pazienti possiamo effettivamente valutare i dati che ci servono per capire come sta andando il diabete e per dare i consigli terapeutici più appropriati, facendo rimanere i pazienti comodamente a casa loro. Ti ricordo che siete all'ascolto della Sanità Parla con Te, il programma di Radio Dolce Vita realizzato in collaborazione con la nostra azienda sanitaria locale. Ogni lunedì alle 12.10 in replica e giovedì alle 19.10 incontriamo i professionisti della nostra sanità. Oggi è con noi il dottor Marcello Monesi, è un endocrinologo ed è il responsabile dell'unità operativa complessa della diabetologia della nostra azienda sanitaria locale. Come sono diffusi gli ambulatori dell'unità operativa della diabetologia nella nostra provincia, dottor Monesi? Come dicevo, la diffusione è abbastanza capillare, gli ambulatori diabetologici sono inseriti all'interno delle case della salute, il principale è a Ferrara, nella casa della salute San Rocco, l'ex ospedale Sant'Anna, in corso Gioecca. Qui, oltre a me, lavorano altri 4 medici e il team infermieristico e le 2 dietiste. Nelle sedi periferiche ovviamente le strutture sono meno importanti, ma in ogni sede, in ogni casa della salute, come dicevo prima, Argenta, Porto Maggiore, Comacchio Codigoro, Cento Bondeno e Copparo, abbiamo la presenza di medico, infermiere e dietista, in maniera tale da assicurare una presenza, direi, capillare all'interno del nostro territorio. Generalmente il diabete viene associato alla terza età, però in realtà sappiamo che anche chi è giovane può essere colpito da questa malattia. Sì, noi chiamiamo diabete una serie abbastanza vasta e complessa di patologie diverse. Per semplificare possiamo dire che quando ci riferiamo a diabete pensiamo nella maggior parte dei casi al diabete di tipo 2, che è il diabete che insorge solitamente dopo i 50 anni, preferibilmente nei soggetti in sovrappeso, a causa di uno stile di vita non corretto, e questo colpisce più del 90% dei pazienti effettivamente che afferiscono ai nostri ambulatori. Esiste però una fetta significativa di pazienti che sviluppano il diabete in età giovanile, se non da bambini, ed è il diabete di tipo 1. È una patologia in cui le cellule che producono insulina, che è l'ormone che regola il metabolismo negli zuccheri all'interno del nostro corpo, vengono distrutte a causa di un meccanismo autoimmune. Quindi qui lo stile di vita non c'entra nella modalità di insorgenza della patologia e non è prevedibile capire quali soggetti svilupperanno questa forma di diabete. Una volta sviluppato questo tipo di diabete, le persone sono costrette a somministrarsi insulina per il resto della loro vita. E quindi, diciamo, questo è un dato che può condizionare in maniera importante l'esistenza di una persona. Fortunatamente, l'evoluzione delle terapie ha però consentito a queste persone di poter vivere una vita assolutamente normale e con ben poche limitazioni rispetto ai soggetti non diabetici. Per cui ora noi seguiamo pazienti che sono attivi nella sfera lavorativa a tutti i livelli, sono attivi in campo sportivo, ci sono atleti agonisti, persone che corrono le maratone, che fanno qualsiasi tipo di attività, perché nulla è precluso ormai a una persona affetta da questo tipo di diabete. È chiaro che è necessaria un intervento educazionale molto importante che viene gestito dalla pediatria nei primi anni di vita
e poi quando questi soggetti diventano maggiorenni passano sotto il controllo della nostra struttura, cioè della diabetologia dell'adulto. Il nostro compito è quello di accompagnare, di consigliare queste persone, ma si tratta poi di soggetti che dopo una lunga convivenza con la patologia diabetica e con la terapia insulinica diventano quasi medici di loro stessi. Quindi un soggetto ben addestrato con il diabete di tipo 1 può vivere una vita assolutamente normale senza alcuna limitazione di sorta. Dottor Monesi, per chi volesse eventualmente contattarvi, conoscere qualcosa di più di quello che è il vostro lavoro, in che modo lo può fare? Credo che si possa fare riferimento al sito completo e costantemente aggiornato della nostra azienda sanitaria www.ausl.fe.it, ricercando poi all'interno la sezione dedicata alla diabetologia territoriale. Bene, su queste parole del dottor Marcello Monesi chiudiamo il nostro programma di oggi. Vi ricordo che il dottor Monesi è un endocrinologo responsabile dell'unità operativa complessa della diabetologia della nostra azienda sanitaria locale. Si chiude qui la nostra puntata di oggi, ringrazio il dottor Monesi per essere stato con noi. Grazie a voi. L'appuntamento come sempre è tutti lunedì alle 12.10 in replica e giovedì alle 19.10 con La Sanità Parla con Te, il programma di Radio Dolce Vita realizzato in collaborazione con l'azienda sanitaria locale provinciale di Ferrara. Avete ascoltato? La Sanità Parla con Te. Appuntamento con i professionisti dell'azienda USL di Ferrara.